Buongiorno e ben ritrovati a Prima Notizia, il nostro spazio dedicato alla rassegna stampa e ai primi aggiornamenti dalla Basilicata. Andremo a vedere insieme quali sono le notizie del giorno dalle prime pagine dei quotidiani locali e nazionali che vedete già pronte alle mie spalle. In apertura però, come sempre, cominciamo da un servizio, parliamo di sanità. L'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti in Puglia, punto di riferimento per tanti lucani, non accetterà più pazienti da fuori regione. Il provvedimento arriva a causa del superamento dei tetti di spesa dopo che gli accordi con la regione Basilicata non sono mai stati ratificati. Sentiamo Mara Risola. Una doccia fredda per i tanti lucani che usufruiscono di cure fuori regione. L'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti ha dovuto sospendere la mobilità extraregionale fino al termine del 2023 per il superamento del tetto di spesa previsto per l'anno in corso. Le prestazioni attualmente già prenotate non potranno dunque essere soddisfatte. I tentativi di poter aumentare il tetto relativo alle prestazioni extraregionali in forza di accordi regionali di confine, fa sapere la direzione sanitaria, sono andati a vuoto. Alle sollecitazioni più volte inviate dalla Puglia alle regioni limitrofe non c'è stato alcun seguito. Un silenzio a fronte del quale l'ospedale Miulli si è visto costretto a sospendere l'accettazione di pazienti provenienti da altre regioni e in modo particolarmente significativo dalla Basilicata, sia per le prestazioni di ricovero che per quelle di day service e di specialistica ambulatoriale. L'amministrazione del Miulli non nasconde il rammarico per l'inevitabile provvedimento e per le ripercussioni nei confronti delle persone più fragili e in difficoltà, che si vedranno costrette a recarsi presso altre strutture eventualmente più distanti. E sono tanti lucani che si curano fuori. La nostra è una delle regioni che più di altre vedono residenti rivolgersi ai servizi sanitari oltre confine. Secondo i dati Agenas, nel 2021 la mobilità sanitaria ha fatto segnare in Basilicata un passivo di oltre 70 milioni di euro, ovvero si è speso di più per rimborsare ai residenti che si sono fatti curare fuori regione rispetto a quanto incassato da coloro che sono venuti a curarsi in Basilicata. E questa notizia la troviamo in apertura sulla Nuova del Sud di oggi. Lasciati senza cure anche in Puglia, l'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti blocca di nuovo l'accesso a centinaia e centinaia di lucani. La regione Basilicata non rispetta gli impegni, rinviate a data da destinarsi anche le visite già prenotate sulla Nuova del Sud di oggi. Vi proponiamo inoltre un'intervista a Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo. Questa è una regione viva, dice, e il centrodestra che la governa che è morto. La disponibilità di Chiorazzo, una bella notizia per la Basilicata e i lucani. Poi si parla sulla Nuova oggi di dimensionamento scolastico, la decisione del TAR Campania apre spiragli anche per le speranze della Basilicata. Di spalla il punto di vista di Nino Grasso, che si occupa di politica. Merra in consiglio, Bardi senza maggioranza, notizia che troviamo anche nella falsa apertura della Nuova del Sud. Liquidata da Bardi e tradita dalla Lega, la rabbia dei militanti del Vulture dopo il defenestramento della giunta, dalla giunta della Merra, partito gestito per fini personali, e così calano i consensi perdendo le menti migliori. ZES unica del Mezzogiorno, il pasticcio del decreto Sud, Confapi dice bocciati gli sportelli territoriali. Andiamo nel taglio basso della prima pagina, dove troviamo la cronaca giudiziaria sulla sinistra, pediatra sollevata da ogni accusa. Il caso è quello della bambina morta a Brienza nel 2020, chiuso il processo di primo grado. I fatti risalgono al marzo 2020, erano i primi giorni del lockdown. Poi da Eni, premio di 3.000 euro ai lavoratori, mentre Total nega le indennità dovute, questo quanto rilevano i sindacati. Spazio sulla prima pagina della Nuova del Sud allo sport. Serie C, potenza dopo il KO di Benevento, testa al Catania. Rosso-blu concentrati sull'impegno
contro gli etnei per l'ERDA prima settimana tipo di lavoro. E poi nuoto, il CT della Nazionale Butini per il meeting di Nuoto Lucano, manifestazione che è giunta alla seconda edizione. Potenza si conferma nella seconda edizione dell'evento, che assume valenza internazionale. Andiamo alle pagine interne, a pagina 4 l'approfondimento di Michelangelo Russo sulla notizia di apertura sanità, la regione completa il disastro, il Miulli chiude le porte ai lucani, stop ai ricoveri dei pazienti di fuori regione dall'ospedale di Acquaviva. Centinaia le prestazioni sospese a danno degli utenti, soprattutto del Materano, a causa dello sforamento del tetto di spese e del mancato rispetto degli impegni presi nel 2021 dall'assessore Fanelli. Ed ora andiamo avanti con i nostri servizi. Dopo la lieve ripresa estiva per le imprese lucane si è aperta una fase di grande incertezza. Sono 446 le nuove imprese nate tra luglio e settembre in Basilicata, a fronte però di 350 chiusure. A lanciare l'allarme è Confcommercio Potenza. Ce ne parla Mariolina Notargiacomo. Si guarda al futuro con preoccupazione. Le ripercussioni economiche degli scenari geopolitici stanno penalizzando il settore imprenditoriale lucano. Le aspettative restano negative visto il peggioramento delle vendite nel trimestre estivo. Messo a dura prova il settore delle microimprese, delle ditte individuali o di famiglia. Sono le nubi di un autunno all'insegna della grande incertezza, afferma il presidente di Confcommercio Potenza Angelo Lovallo, commentando il dato Unioncamere sul saldo tra cessazioni e nuove iscrizioni alla Camera di Commercio di Basilicata. Resta lieve la ripresa con un più 96 imprese iscritte, 446 le iscrizioni tra luglio e settembre, 280 a Potenza e 166 a Matera, contro 350 cessazioni, 238 nel capoluogo e 112 nella città dei Sassi. Complessivamente le imprese del commercio al 30 settembre sono 12.587, 8.113 a Potenza e 4.474 a Matera. In termini assoluti il saldo si colloca al di sotto della media degli ultimi 10 anni e i due flussi di aperture e chiusure si segnalano tra i meno brillanti del periodo. Secondo il centro studi Confcommercio, è la prova che la fiducia dei consumatori e delle imprese riflette l'attuale andamento economico. Secondo l'Istat, a ottobre c'è una diminuzione sia del clima di fiducia dei consumatori, l'indice passa da 105,4 a 101,6, sia dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese, che cala da 104,9 a 103,9. Coerentemente, i quattro indicatori calcolati mensilmente a partire dalle stesse componenti continuano ad avere un andamento negativo. A salvarsi è solo il settore delle costruzioni. L'indicatore sale da 160,9 a 163,8. Le famiglie, come già dimostrato da alcuni mesi, continuano ad essere selettive nelle proprie decisioni d'acquisto, prosegue Lovallo, e manifestano un deterioramento del proprio clima personale, con attese di un peggioramento nei prossimi mesi. E ritorniamo in edicola a pagina 5 della Nuova del Sud di oggi, la politica con l'intervista a Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo, da sempre al lavoro per il bene comune. Che Orazio è il profilo giusto per un'alleanza democratica e per il futuro della Basilicata. Questa dunque l'analisi della vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, che fa il punto sul clima politico internazionale, nazionale e regionale. Da 5 anni, dice, la Basilicata è isolata, ripiegata a logiche politicistiche, incapace di interpretare i cambiamenti. Le energie imprenditoriali e sociali sono vive, sono la regione e il governo Bardi che dormono. E ancora, ho avuto il privilegio di lavorare con Angelo Chiorazzo, ero con lui a Leopoli e Bucha, la sensazione è stata quella di avere accanto una persona che mette il benessere collettivo al primo posto. E andiamo avanti a pagina 2, il punto di vista di Nino Grasso, che si occupa di politica. Merra in consiglio, Bardi senza maggioranza.
e ci cala il rischio censura per i suoi atti monocratici. Andiamo ad approfondire nel sommario. L'ex assessore leghista alle infrastrutture Donatella Merra concluderà la legislatura nelle vesti di semplice consigliere regionale e, ove mai la Merra seguisse le orme di Zullino e Vizziello, il centrodestra, ci dice Nino Grasso, potrebbe contare solo su 10 voti su 21. Con l'opposizione in grado di agire da maggioranza, mettendo sotto scacco l'attuale presidente del Consiglio, Carmine Cicala al centro in queste ore di dure critiche da parte delle minoranze. Si parla dello stesso argomento a pagina 3, pugnalata alle spalle dalla Lega, questa è la rabbia dei militanti leghisti del Vulture. Dopo l'uscita di Donatella Merra dalla Giunta, scandalizzati dal modo in cui Bardi l'ha liquidata senza che Pepe la tutelasse, la Giunta perde una testa pensante. Ed ora ci occupiamo di dimensionamento scolastico. Il TAR ha raccolto il ricorso presentato dalla Regione Campania e si torna a sperare anche in Basilicata, dove secondo i criteri contenuti nella nuova norma le autonomie scolastiche si ridurrebbero da 110 a 84. Il servizio è di Michelangelo Russo. L'accoglimento da parte del TAR campano del ricorso presentato dal governatore Vincenzo De Luca riaccende anche le speranze delle piccole comunità lucane. Ieri il Tribunale amministrativo ha infatti sospeso il decreto interministeriale sul dimensionamento scolastico, rimettendolo all'attenzione della Corte Costituzionale, sollevando la questione di legittimità del provvedimento. La partita sembra soltanto all'inizio, anche perché il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha già annunciato che l'intervento del TAR sarà impugnato. Numerosi sindaci anche della nostra regione che avevano contestato i nuovi criteri introdotti, considerandoli penalizzanti per il nostro territorio. Si prevede infatti un taglio di autonomie scolastiche importante dalle 110 attuali alle 84 fissate dal nuovo decreto. L'ultimo sindaco a contestare i nuovi criteri in ordine cronologico, il primo cittadino di Tricarico, Paolo Paradiso, che ha parlato di scure per il sistema scolastico regionale con ripercussioni inevitabili sull'assetto territoriale, chiedendo l'interessamento della provincia di Matera. Nel frattempo, sul versante potentino, il presidente della commissione provinciale competente, Rocco Pappalardo, a sollevare il caso e ad annunciare battaglia, chiedendo piena condivisione di intenti alla regione Basilicata. Mi chiedo, scrive l'ex presidente della provincia, cosa abbia fatto e come intende rimediare la regione Basilicata a difesa della scuola lucana, dato che nella conferenza unificata del 24 maggio scorso sul decreto interministeriale che taglia il numero delle autonomie scolastiche non c'è stata intesa, grazie al dissenso delle sole regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana. E riprendiamo la nostra rassegna stampa da pagina 7 della Nuova del Sud, dove troviamo la cronaca giudiziaria. Bambina morta a Brienza nel marzo del 2020, il tribunale esclude responsabilità della pediatra, la dottoressa assolta in primo grado. L'accusa aveva chiesto una condanna a 2 anni e 8 mesi. La piccola era stata stroncata dalle gravi complicazioni innescate da una polmonite. Erano i primissimi giorni del lockdown anticovid, ma il tampone effettuato dopo il decesso aveva dato esito negativo. Tutti i dettagli di questa delicata vicenda li trovate a pagina 7 della Nuova del Sud, nel pezzo a firma del collega Fabrizio Di Vito. Andiamo avanti a pagina 9, i temi del lavoro. Eni assegna un premio di 3.000 euro ai suoi dipendenti, Total nega invece quanto promesso. Questo quanto denuncia la Fictem CGL, che mette in risalto le opposte sensibilità delle due multinazionali del petrolio verso i lavoratori lucani. Quella del cane a 6 zampe, una risposta alle difficoltà determinate dall'inflazione e dalla perdita del potere d'acquisto.
Andiamo avanti a pagina 11, le notizie da Potenza Città, muffa sulle pareti della Casa dello Studente e servizi negati. Gli studenti votano contro, bocciato l'assestamento generale al bilancio di previsione dell'Arzu, lunga la lista delle criticità denunciate dagli universitari, niente bonus, trasporti e posta elettronica a pagamento, code immensa e mancanza. I rimborsi per i pasti ai percettori di borsa di studio. A pagina 14 le notizie da Matera città in apertura, ladri di auto in azione nelle zone industriali, il sindaco Bennardi promuove un protocollo a tutela della sicurezza. 6 i mezzi rubati in meno di 2 anni, con gli ultimi 2 furti avvenuti lo stesso giorno nell'area La Martella. Ed ora passiamo allo sport, seconda e ultima giornata oggi alla piscina comunale di Potenza per la seconda edizione del meeting Lucano di Nuoto, 300 gli atleti in gara, tra i quali importanti nuotatori del panorama nazionale. Sentiamo Fabrizio Di Vito. 2 giorni di competizioni alla piscina comunale Riviello per la seconda edizione di Allo Swim Meeting Potenza. In vasca le categorie ragazzi, juniores, cadetti e seniores, non mancheranno importanti atleti del panorama nazionale. Una manifestazione che è cresciuta con il 50% in più delle iscrizioni rispetto allo scorso anno. Ben 300 gli atleti in gara sotto lo sguardo attento del direttore tecnico della Nazionale di Nuoto Cesare Butini e del responsabile delle squadre giovanili nazionali di nuoto Marco Menchinelli. L'anno scorso la Federazione Italiana Nuoto insieme al Comune di Potenza ha messo la prima pietra costruendo una casa solida. Questo meeting è diventato un punto di riferimento per l'intera nazione e la testimonianza sta nel crescente numero di iscritti che porteranno a Potenza oltre 140 pernotti in 2 giorni. Significa che investire nello sport significa investire anche nel turismo della nostra città. Un trampolino di lancio per quelli che sono i ragazzi, diciamo, futuri che potranno essere dei campioni, ma soprattutto perché abbiamo la certezza che con la presenza degli allenatori della Nazionale Giovanile, Nazionale Assoluta, ci possa essere anche una visualizzazione che forse in altri momenti non avremmo mai avuto. Questa edizione è l'edizione di un momento di consolidamento, in quanto abbiamo avuto un 50% di iscrizioni in più e questo ci fa ovviamente piacere, ma soprattutto abbiamo elevato anche l'asticella, nel senso che abbiamo elevato il livello tecnico del meeting, per cui non ci saranno i paltrinieri e gli acerenzi di turno, ma ci sono tanti altri atleti importanti che sono di livello internazionale e che daranno lustro a questa manifestazione. Fa piacere consolidare la presenza della federazione, anche perché è un ottimo rapporto che noi abbiamo con il presidente Orgesi, che rappresenta nel territorio la federazione nuoto, quindi tutto quello che è attività agonistica ovviamente merita rispetto, e poter dare anche uno stimolo a quello che è la promozione del nostro sport, perché tramite la presenza di questi ragazzi che hanno raggiunto dei buoni risultati si può far capire che tramite il sacrificio si può coronare i propri sogni. Dal nuoto al calcio, a pagina 18 della Nuova del Sud si parla della Serie C, concentrati sull'obiettivo Catania. Il Potenza deve dimenticare il KO di Benevento e guardare avanti, a cominciare dal match con gli Etnei. Da oggi inizia una settimana tipo di lavoro per mister Lerda ed il suo staff. Intanto si pensa a sostituire Porcino. Tutti i dettagli li trovate nel pezzo a firma di Salvatore Colucci a pagina 18 della Nuova del Sud. A pagina 21 invece in apertura si parla di kickboxing, Mosetti bronzo ai World Games, l'azzurra è allieva del maestro Biagio Tralli tra le protagoniste all'evento in Arabia Saudita. Il commissario tecnico dice una medaglia che ci sta un po' stretta, ma considerando il livello generale va bene così. Ed ora diamo un rapido sguardo alla prima pagina del Quotidiano del Sud, anche qui in apertura si parla del Miuli, bloccati i ricoveri dei Lucani, il direttore dell'ospedale dice che gli accordi di confine tra Puglia e Basilicata non sono stati mai deliberati, scelta inevitabile da parte dell'ospedale.
E dunque un altro grave problema per i pazienti in aumento che chiedevano cure e assistenza. Sotto l'apertura si parla di liste d'attesa, code all'alba, il caso di un paziente ogni giorno in fila per prenotare una colonscopia, operato di tumore a Matera, non sa quando farà un controllo. La fotonotizia è dedicata all'Unibus, notizia che abbiamo letto anche sulla Nuova del Sud. Gli studenti fanno scoppiare ritardi e problemi. Ed ora possiamo passare alle previsioni del tempo a cura degli esperti di Trebi Meteo. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che vedrà arrivare una nuova perturbazione sull'Italia. Arriva dal Mediterraneo occidentale, ma dietro di lei sono pronti altri sistemi nuvolosi, insomma periodo particolarmente variabile con perturbazioni alle volte anche molto intense. Quella di questo mercoledì non sarà particolarmente cattiva, ma riporterà nuvole in Italia, come vediamo da queste immagini, e riporterà anche della pioggia, in particolare sulle regioni tirreniche, precipitazioni comunque in questa fase non particolarmente intense e cattive. Quindi per questo mercoledì prevediamo un peggioramento del tempo, dicevamo, soprattutto sul Tirreno, con queste piogge dalla Liguria fino ad arrivare alla bassa Campania, e poi col passare delle ore qualche goccia potrebbe raggiungere anche l'Emilia Romagna e le Alte Marche, e a fine giornata anche parte delle regioni di nord-ovest. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose da voi, consultate l'app di Trebi Meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, molte nubi con deboli piovigini. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. E dopo le previsioni meteo andiamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, in apertura il conflitto in Medio Oriente, Gaza, bombe e scontri tra le case, decine di vittime, colpiti campi profughi, Israele base di terroristi, Hamas presto liberi ostaggi stranieri. Poi si parla di pensioni, tagli e tasse, al lavoro sui fondi, la manovra in aula. Andiamo avanti anche su Repubblica. L'apertura è dedicata al conflitto a Gaza, l'inferno di Jabalia, feroci combattimenti di terra tra esercito israeliano e Hamas nella striscia, colpiti campi profughi, a Parigi infamia antisemita, serie di David su case e negozi di ebrei. La Stampa, anche qui in apertura, strage al campo profughi, ridotto in cenere l'insediamento di Jabalia, duri combattimenti tra l'esercito israeliano e Hamas. E poi si parla di pensioni, il bluff di quota 103, il via anticipato nel 2024 solo per 15.000 lavoratori, assegni tagliati fino al 17%, medici in sciopero. Il Sole 24 Ore, in alto si parla del conflitto in Medio Oriente, decine di morti a Jabalia, Hamas erano profughi, Israele dice colpiti terroristi. L'apertura è dedicata all'inflazione, che a ottobre scende all'1,8%, ma il prezzo è la gelata sul PIL, fermo a zero. In un mese calo di 3,5 punti del costo della vita, effetto dei prezzi energetici in frenata. Carrello della spesa più 6,3%, con la crescita ferma evitata la recessione tecnica. Poi assicurazioni, casa e infanzia, nuove tasse per 2,2 miliardi, dai pignoramenti sprint attesi 222 milioni nel 2025 e il doppio nel 2026. E andiamo a vedere ora
La prima pagina del Corriere dello Sport, il rumore della Juve dove nasce il primato dell'Inter che ritrova una fastidiosa inseguitrice, lo shock e il ritardo del Napoli, Inzaghi e Allegri hanno fatto il pieno negli scontri diretti, allarme Garcia, 0,3 punti a partita, con Lucio erano 2,2, poi Lautaro, c'è il Bologna, Coppa Italia, Thiago Motta agli ottavi con i nero azzurri, ancora più in basso Fagioli firma per ripartire, accordo fino al 2028 ed adeguamento dell'ingaggio, un gesto di grande fiducia della Juve dopo lo stop di 7 mesi per il caso scommesse. Lo specialista che lo segue dice: così si potrà salvare. E con la prima pagina del Corriere dello Sport concludiamo qui la nostra rassegna stampa. Ci rivediamo alle 13.50 per la prima edizione del TG. Intanto grazie per essere stati con noi e buona giornata.